ciao amici, è iniziato settembre, per me l'anno inizia a settembre, non a gennaio assolutamente, perché da insegnante non sapete. Comunque, eccoci qua con l'appuntamento consueto del primo del mese con il wrap-up di agosto e il TBR di settembre. Partiamo con il wrap-up di agosto, quindi le letture che ho fatto nel mese di agosto, che purtroppo mi hanno deluso un pochino, nel senso che mi sono delusa da sola perché avevo una lista di 6 libri e su questi 6 libri ne ho letti 4 e mezzo. Anzi, in realtà uno è stato inserito poi dopo, adesso capirete, vi spiego bene passo passo. Il primo libro che ho letto è La raccolta di racconti, L'ultima lacrima di Stefano Benni, che non avevo mai letto, per quanto Stefano Benni sia uno dei miei autori preferiti, se non il mio preferito, e non mi ha deluso assolutamente. Una raccolta di racconti molto bella che parla di situazioni crude, molto crude, che però sono anche molto molto attuali, che riguardano problemi della nostra attualità e dell'attualità di Benni, che comunque era bel po' di anni fa. Una raccolta di racconti consigliatissima, magari ve la porterò Palinsesto 2021 nella rubrica Racconti secondo gioco, che vi anticipo verrà riportata in auge, ma se mi seguite su Instagram già lo sapete. Il secondo libro che ho letto è Vittoria di Barbara Fiorio, che faceva parte di quei libri che mi sono autoregalata per il compleanno di quest'anno. Un libro che io non conoscevo nemmeno l'autrice, invece mi ha sorpreso piacevolmente. È la storia appunto di Vittoria, che è una giovane donna, giovane, mica tanto giovane, una donna sui 40 anni, insomma, che viene lasciata dal suo ragazzo storico, innamoratissima di questo ragazzo, non riesce ad accettare questo distacco. E grazie alla scoperta della lettura dei tarocchi riesce comunque a rialzarsi, a ritrovare un po' di autonomia, insomma, a distaccarsi da questa idea della vita di coppia che oramai aveva costruito in maniera anche concreta e pratica. Molto bello, arrivato al momento giusto, non la lettura migliore della vita, però mi è piaciuto tantissimo questo romanzo, quindi super consigliato. La terza lettura che ho fatto è stata un po' una delusione. Pane e tempesta di Stefano Benni. Questo libro è anche questo una raccolta di racconti che però hanno come filo conduttore un paesino, una sorta di paesino. È un po' sulla linea di Bar Sport. Non so se avete letto Bar Sport, è un libro famosissimo da cui hanno tratto anche un film di Stefano Benni, appunto. Bar Sport gode di un successo acclamatissimo, chiaramente, però a me personalmente non era piaciuto. E se avevate visto il 5 per un autore dedicato a questo autore, sapete che a me non è piaciuto praticamente per niente. E questo libro, questo romanzo, ricalca praticamente la stessa linea di Bar Sport, anzi, credo proprio che sia il paesino di Bar Sport, però in questo caso si va a raccontare le storie di tutti gli abitanti del paese, non solo dei clienti del Bar Sport. E quindi non mi è piaciuto per niente, ma non perché Benny non scriva bene, anzi, tutt'altro, lo stile di Benny si ricorda perfettamente, si legge tranquillamente anche in questo libro, però per gusto personale non mi è piaciuto praticamente per niente, tant'è che non gli ho dato nessuna stellina su Goodreads perché non mi sembrava giusto. A proposito, questo libro gli ho dato ovviamente 5 stelline su Goodreads, invece questo 4. Vabbè, insomma, un attimo di defoliance. Ho letto poi, e mi deve arrivare perché finalmente l'ho trovato, se mi seguite su Instagram sapete già di che libro vi sto per parlare, ho letto The Giver, il donatore di Lois Lowry, che vi lascio qua in qualche immaginetta perché non ce l'ho ancora in mano, ma mi dovrebbe arrivare a breve perché finalmente sono riuscita a trovarlo usato su Libraccio e non sono troppo contenta. Sono troppo contenta perché questo romanzo ha ricevuto 5 stelline. È una storia sul genere distopico che parla del mondo di Jonas. Jonas che fa parte di questa comunità nel quale vige l'unica regola dell'uguaglianza, l'uguaglianza in ogni cosa, dall'aspetto fisico alla gestione dei ruoli dei lavori, è tutto monitorato, tutto deciso dai capi supremi di questa comunità. E questo ti fa riflettere moltissimo sui valori importanti all'interno della vita sociale di un essere umano, che possono essere le emozioni stesse, i colori, le esperienze con le altre persone, le relazioni. È tutto monitorato in questo mondo, ma Jonas piano piano, per una serie di eventi, si rende conto di quanto questa cosa sia sbagliata. Io mi sono innamorata prima del film che ho trovato su Amazon Prime e ho visto nel giro di 3 giorni 3 volte, ve lo giuro, non mi succedeva da non so quanto tempo, e poi finalmente ho letto prima l'ebook e tra poco magari rileggerò il libro in cartaceo. Magari non lo rileggo perché nel frattempo ho ordinato anche i 3 libri successivi di questa saga e non vedo l'ora di leggere prima quelli, magari poi andrò a rileggere il primo, perché è bellissimo, cioè bellissimo, assolutamente bellissimo, quindi consigliatissimo. Quarto libro che ho letto principalmente nei giorni successivi alla mia vacanza in Sicilia è L'assaggiatrice di Rosella Postorino.
un romanzo acclamatissimo che non vedevo l'ora di leggere, che ho preso in accoppiata con Vittoria di Barbara Fiorio. È la storia praticamente di questo gruppo di donne nell'epoca della Seconda Guerra Mondiale che vengono selezionate, non si sa bene in base a quale criterio, come assaggiatrici del Führer. Quindi praticamente il loro scopo è di assaggiare tutto quello che il Führer dovrà mangiare nei suoi vari pasti, quindi mangiare apparentemente da re, ma rischiando di morire avvelenate, perché comunque c'era questa sorta di complotto per il quale qualcuno era sospettato di avvelenare il cibo di Hitler, e queste assaggiatrici, tra cui Rosa Sauer, che è la protagonista, hanno il compito di salvaguardare Hitler dall'avvelenamento. È una storia molto delicata, molto bella, che ti fa approfondire questo argomento che normalmente non è di uso comune, insomma, quando si parla della Seconda Guerra Mondiale. Io non ero nemmeno a conoscenza di questa professione dell'epoca, quindi mi è piaciuto molto approfondire questo discorso, anche perché l'epoca è un'epoca per me molto affascinante nei romanzi, se mi seguite da un po' lo sapete. Ho ottenuto 4 stelline su Goodreads, mi è piaciuto comunque abbastanza, avrei preferito una protagonista femminile, magari un po' più determinata, un po' più forte, un po' più di impatto, però attraverso i suoi occhi, attraverso gli occhi di Rosa, noi conosciamo invece delle ragazze, delle donne che vivono delle situazioni comunque nel quale devono dimostrare la propria forza e la propria determinazione in una situazione così tragica. Quindi, in un certo senso, ho trovato dei personaggi a cui mi sono affezionata in questo romanzo, e come lettura è anche questo super consigliato perché molto molto bello. A cavallo tra il wrap-up e la TBR sto leggendo il quarto libro della saga di Alfie, ovvero Il gatto che donava allegria, di Rachel Wells, ovviamente. Libro che non mi sta entusiasmando particolarmente, sono più o meno a metà, e quindi ve ne parlerò assolutamente meglio nel wrap-up del prossimo mese, che uscirà il 1° di ottobre, ovviamente. Per il momento non mi voglio sbilanciare, magari non lo so, verso il finale si rialza, ma per il momento le mie aspettative sono esattamente quelle che mi ero immaginata. Nella TBR di settembre, che è un mese tra l'altro che sarà pienissimo di roba, quindi io spero di riuscire a ritagliarmi almeno la sera o la mattina o il pomeriggio, insomma in qualche momento della giornata del tempo per leggere, ho una montagna di libri, una caterva di libri. Il primo era già nella TBR di agosto, ma non ho fatto in tempo a leggerlo e devo assolutamente leggerlo nella prima settimana di settembre, o comunque i primi di settembre, perché a metà mese uscirà Il cibo per un autore, ed è ovviamente La risposta nelle stelle di Nicholas Sparks, ultimo tra i 5 libri che ho selezionato di questo autore per Il cibo per un autore, che uscirà il 21 settembre, motivo per il quale devo assolutamente leggerlo prima di quella data. Non nutro aspettative, assolutamente, come per gli altri romanzi di Sparks, non lo conosco, non conosco la storia, non ho visto il film, quindi boh, I don't know. Poi, come vi ho anticipato prima, devo assolutamente leggere La rivincita di Lois Lowry, ovvero il secondo libro della saga del donatore. La saga penso si chiami The Giver. Sono curiosissima, tra l'altro, sbirciando un attimino sulle trame, ho scoperto che sono personaggi slegati, cioè il protagonista non dovrebbe essere Jonas, ma un altro personaggio. E la cosa mi incuriosisce ancora di più. Non vedo l'ora di approfondire tutto questo mondo, perché è proprio il mondo di questa saga che mi affascina tantissimo. E una saga così non la leggevo veramente da tantissimo. Forse l'ultima saga che ho letto che mi ha appassionato così tanto è stata Shadowhunter, e parliamo di 4-5 anni fa. Terza chance per Stefano Benni con Saltatempo, che è un romanzo di cui non so nulla, ma sempre di Stefano Benni, quindi nutro aspettativa a questo punto medie, perché Stefano Benni dal 2 al 3 mi delude, però. Ecco, lo stile di Stefano Benni mi piace, la storia mi sembra molto carina di questo libro, non so se voi l'avete letto, fatemi sapere cosa ne pensate, e non vedo l'ora di leggere anche questo, tra l'altro librettino abbastanza leggerino a livello di consistenza, di spessore, quindi penso che lo leggerò abbastanza presto. Inizia poi, dato che questo mese consumeremo l'ennesimo episodio, il terzo di quest'anno, con il 5 per un autore, iniziamo con un nuovo autore per invece l'appuntamento del 21 dicembre. E il nuovo autore è, rullo di tamburi, Astrid Lindgren. Se avete visto il mio bookshelf tour sapete che non lo so pronunciare questo nome. Comunque, Pippi Calzelunghe è un romanzo della mia infanzia che ovviamente ho letto più di una volta e che mi piace tantissimo. La storia di questa bimba mi piace tantissimo e quindi non vedo l'ora di rileggere questo romanzo. Sarà una lettura veloce, già lo so perché lo so praticamente a memoria. Era uno dei libri preferiti di mia mamma, e la versione che avevo io, tra l'altro, era proprio la sua, quindi parliamo di un'edizione degli anni 60 e andata ovviamente persa in qualche trasloco probabilmente. Allora l'ho ricomprato nella versione degli istrici, così almeno ci sta bene bene insieme agli altri istrici che ho in libreria. Anche questa è una lettura che non vedo l'ora di fare.
sono sicura che mi piacerà e iniziamo appunto con questa autrice a scoprirla, a vedere quali sono le sue sottotrame e i suoi sottosignificati. Dopo un anno e fischia, finalmente leggo Un mondo nuovo di Liz Braswell per la collana Twisted Tale, la stessa di Riflessi di Elizabeth Lim che avevo letto quasi un anno fa praticamente. Il plot twist della storia di Aladdin, qua dietro c'è scritto: cosa sarebbe accaduto se il visir Jafar si fosse impossessato della lampada al posto di Aladdin? Quindi non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro adesso sono usciti, mi pare, quello di Frozen e quello della Sirenetta o della Bella e la Bestia, non mi ricordo, e li voglio assolutamente collezionare tutti, però sono ancora in fase di fioretto, quindi saltando il mio compleanno nel quale mi sono fatta degli autoregali, dovrò aspettare Natale per acquistare altri libri, però probabilmente ci saranno altri Twisted Tale, soprattutto se questa lettura non mi deluderà. Altro romanzo che voglio assolutamente leggere, che mi è stato regalato dal mio dolcissimo fratellino per il compleanno, Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, acclamatissimo soprattutto dopo l'uscita della serie TV tratta da questo romanzo. So che molti non sono stati molto soddisfatti dal finale, vi saprò dire una volta che avrò finito la lettura se il finale mi avrà soddisfatto oppure deluso, però ho molte aspettative verso questo romanzo perché mi sembra che sia un distopico comunque fatto bene, almeno leggendo le recensioni qua e là mi sembra proprio così. Quindi se l'avete letto fatemi sapere senza fare spoiler perché la serie TV io non l'ho ancora vista. Ultimo romanzo che voglio leggere questo mese di settembre è Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger. Ovviamente la storia la conosciamo tutti, è la stessa del film. Non vedo l'ora di leggerlo perché comunque il film mi piace tantissimo, io sono un'appassionata di commedie americane, funny, drama, insomma, quel genere lì, ecco. E tra l'altro penso che sarà una lettura abbastanza leggera, quindi per quanto la mole non sia proprio poco spessa, però penso che lo leggerò abbastanza velocemente. Ed eccoci qua, queste sono le letture che farò nel mese di settembre e spero di riuscire questa volta nel mio intento. Voi avete letto qualcuno dei libri che andrò a leggere o che ho già letto? Cosa ne pensate? Fatemi sapere qua sotto nei commenti e soprattutto se avete altre letture sul genere di quello che mi è piaciuto nel wrap up che vi ho appena finito di elencare. Datemi i vostri consigli. Qua sopra trovate tutti i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un piccolo like di supporto e se pensate che questi libri possano interessare a qualcuno dei vostri amici e pensate che i miei consigli possano essere utili, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella, non dimenticatevene, per non perdere nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video, domenica 6 settembre, con il tag in collaborazione con Piovono Giuggiole e non vedo l'ora di farlo perché sarà super super divertente. Ci vediamo invece con il prossimo appuntamento Wrap Up e TBR, ovviamente il 1° di ottobre. Un bacio e ci vediamo prestissimo.